secondo me è l'educatore. Tutte e due. Io voglio la nostra esperienza dice di quello che abbiamo fatto. Siamo in una. E che stiamo facendo e che portiamo avanti. Salta e tocca un po' tutti gli argomenti che toccheremo in questa giornata, perché abbiamo iniziato anche con i bambini per arrivare a. Chiamiamo i nonni, che poi sono quelli che vanno più. Però il discorso è che, secondo me, abbiamo un discorso di trail e anche di promo trail. Noi con la gara che abbiamo organizzato abbiamo sullo stesso percorso tre tipologie di gara. Perché anche noi concettualmente siamo partiti. Allora, noi siamo più o meno ispirati e conformati a questo stile, questo manifesto. Da lì, secondo me, dobbiamo andare avanti. Allora, ritornando sul discorso di questa mattina, allora se un organizzatore fa una gara di 18 km non posso dire niente, e la chiama trail, cosa gli dici? No, non la chiami perché trail. Dici no? Perché se io faccio la gara di trail partendo sul percorso del Valdigna corto e partiamo da Bourget e andiamo a Planava che sono 18 km con 2000 metri di dislivello, non lo chiamo trail. No, ma anche se lo fa, io dico anche se lo fa 18 km con un ristoro ogni chilometro. Il nostro trail da schiena abbiamo da sempre, dalla prima edizione, c'è stata un'evoluzione perché all'inizio noi abbiamo fatto in modo che diventasse un trail ed era in effetti una gara, posso dire? Volevo aggiungere una cosa, secondo me. Una volta. No, lo so. Alessandra. Solo una cosa, tutto quello che loro dicono e fanno è fantastico, la base, penso che più o meno tutti quanti ragioniamo in questo modo. Una cosa, una riflessione che noi ci siamo trovati a fare negli ultimi tempi, vista anche l'esperienza dell'Ultra Trail di quest'anno nella quale noi siamo coinvolti in prima persona, perché comunque la parte italiana è sulle nostre spalle, è che purtroppo quello che noi facciamo come organizzatori molto spesso è di concentrarsi sull'intervento d'emergenza sul singolo corridore e non pensare mai a quando invece l'emergenza coinvolge la totalità dei corridori, quindi avere un piano di evacuazione generale, cioè dalla quota e dalla condizione ambientale. Io capisco che, come diceva lui, a 3000 metri il pericolo sia molto diverso rispetto ai 600 metri magari di quota minima alpina, quindi poi, sicuramente la logica. Un altro problema poi, è che uno non pensa, tipo noi abbiamo una gara con 1000 iscritti, poi abbiamo 500 volontari. Questi 500 volontari sono come i corridori, cioè sono dislocati sul territorio. Ah, pericoli rischiano di farsi male pure casi maltempo, sono su, sì, chiaro. Comunque, proprio per chi salva il suo corritorio, proprio per andare a definire questa scusa, c'è un che altro che dicevo, parte l'esperienza maturata quest'anno per preparare l'evento del prossimo anno, e non male sta seguendo esattamente le stesse linee. Noi abbiamo anche la protezione civile che non è menzionata, da noi è veramente presente sul territorio. La riunione in prefettura, dove eravamo in due, Guy Dubois ed io, siamo i due organizzatori, e avevamo il viceprefetto in testa e una ventina, ne abbiamo contati, io ho contato 20 persone, di diversi capi servizio della regione, c'erano tutti, dai pompieri, dalla gendarmeria, dal capo del servizio medico, tutti erano. E allora lì hanno spiegato cosa volevano. E ci hanno detto che dovevamo presentare un dossier completo e farcelo approvare, il dossier sicurezza, farlo approvare dal prefetto. Ci siamo spaventati, però dopo abbiamo pensato, e lo dico qui,